Ciao, sono Giulio. In questo video e in alcuni prossimi che posterò prossimamente, voglio darvi dei preziosi e semplici consigli per come iniziare su YouTube e avere più visibilità. Seguitemi fino alla fine perché tutto quello che dirò è importante per imparare qualcosa e per conoscere una piccola sorpresa che ho in serbo in un prossimo video. Prima però una premessa importante, dato che il mio canale non tratta principalmente questi argomenti, ma ciò non toglie che lo sappia fare. Io non nasco content creator, in realtà non ci nasce nessuno. Spesso chi lo fa, magari più giovani, sicuramente più giovani di me, seguono dei corsi e sicuramente sono più qualificati di me su qualche termine o argomento o in un'esposizione più articolata. Io lo sono diventato nella mia vita con l'esperienza. Ma chi è il content creator? In italiano significa creatore di contenuti, ma ormai al giorno d'oggi ci piace tanto utilizzare l'inglese per termini che in italiano sembrano banali. Comunque, il content creator è una persona in grado di raccontare un argomento in maniera semplice e intuitiva, che è tale da coinvolgere e catturare l'attenzione di chi si ha di fronte. Io mi ritengo fondamentalmente un maker, che in italiano vuol dire sempre creatore, ma è un termine che è legato di più alle creazioni manuali, all'inventiva, al fai da te. Basta pensare ad esempio al Maker Faire di Roma. Non so se ce l'avete presente, quello di Roma è in parole povere la più grande esposizione fieristica di innovazione e creatività a livello europeo. A Roma, giusto, un po' di storia. La prima edizione si è svolta nell'ottobre del 2013, dove ovviamente sono andato anche io. Già un paio d'anni prima mi ero autocostruito una stampante 3D sulle basi di una prusa, ma questa è un'altra storia ed è meglio non tergiversare oltre perché poi usciamo troppo dall'argomento. Quindi passo all'argomento principale del video, e cioè darvi i primi tre consigli per incominciare e avere più visibilità su YouTube e nel web. So che è pieno di video del genere, di gente anche affermata nel settore, ma la differenza è che io non scopiazzo nessuno, tutto quello che dico l'ho imparato da solo facendo prove su prove, studiando anche gli algoritmi di YouTube, che ogni tanto cambiano e tocca rimanere aggiornati per riuscire a rimanere un po' al passo. Ma qui non intendo focalizzarmi solo sulla piattaforma e la sua evoluzione, che comunque è importante per una crescita esponenziale nel tempo, ma voglio focalizzarmi a come ci si espone in un video e come attirare la gente a seguirti evitando errori inutili, che spesso non ci si rende conto di fare. Magari perché avete guardato canali di tizi con milioni di follower che si comportano alla stessa maniera. È sbagliato confrontarsi con canali del genere e soprattutto con ultimi video fatti da questi YouTuber che ormai hanno un seguito talmente elevato che difficilmente atteggiamenti strani o sbagliati porteranno a perdite. Ovviamente questo video è rivolto a chi è agli inizi o già è da un po' che posta video, che però non portano visualizzazioni o iscritti o entrambe le cose. Magari però non avete un canale ma avete l'idea di crearne uno, oppure siete solo curiosi di sentire cosa dirò. Comunque, l'idea di fare questo video è nata perché, navigando su YouTube, ho visto che esistono tantissime persone che, come me, hanno deciso di far partire un proprio canale. Molti però si sono fermati dopo qualche video e altri ne hanno fatti tanti, ma senza un grande successo. Ho visto poche visualizzazioni, magari hanno anche dei contenuti appetibili. Oppure sono argomenti talmente di nicchia che è difficile far crescere il pubblico, perché realmente sono poche le persone interessate. Se poi quelle poche non trovano neanche i vostri contenuti, allora la crescita è impossibile. Prima di iniziare col primo consiglio, se siete arrivati fino a questo punto, probabilmente questo video magari vi sta piacendo o comunque siete un pochino interessati. Perciò, se non siete iscritti, iscrivetevi e magari alla fine del video mettete anche un like. Partiamo col primo consiglio. Innanzitutto, non fate riferimento al mio canale. Non è un canale tematico, io sono un maker e faccio video su tutto quello che acquisto, monto, invento, costruisco, studio tutto quello che mi interessa. Ma io sono fondamentalmente una chimera, sono un mostro leggendario, sono uno che ha avuto decine di hobby e passioni che ho studiato e coltivato con costanza, anche se a volte a breve termine. Io quando mi fisso su qualcosa la seguo a fondo per riuscire a capirne tutti i risvolti. E così ad oggi ritengo di avere un bagaglio culturale elevato su diversi argomenti, ma comunque ci sarà sempre qualcuno più ferrato di me su qualche argomento, non lo escludo assolutamente, figuriamoci. Questo per farvi capire che per avere tanti follower motivati sarebbe meglio avere un canale che parla di un solo argomento, altrimenti si finisce come me ad avere persone che guardano solo alcuni video del mio canale.
rimanendo poco attratti dal canale in sé, portandoli a non iscriversi. Anche se poi, ammettiamo, iscriversi è una cosa gratuita, ma se poi le persone non interagiscono con i tuoi video, con like e commenti, i video non scaleranno le classifiche e YouTube li proporrà sempre meno. Nel mio caso, per indirizzare meglio il pubblico, ho creato diverse playlist che portano a guardare i video successivi e mantenere l'utente il più possibile sul canale. Però questo è uno step successivo e non ne voglio parlare oltre in questo video perché sennò allunghiamo troppo. Quindi, ripeto, possibilmente focalizzatevi su un dato argomento di cui siete ferrati o comunque vi piace. Non dovete essere per forza un professore di storia per raccontarla. Se vi piace, lo potete fare. Se vi piacciono le auto, potete parlarne in ogni vostro video. E così via. Inutile cercare argomenti che potrebbero andare forte, ma che in fondo non siete attratti. E col tempo potrebbero stancarvi, senza contare che dovete avere anche idee nuove per nuovi video. Altrimenti partite in quarta e poi non sapete più cosa postare. Questo è il mio primo consiglio. Il secondo consiglio: il titolo deve essere più preciso ed eloquente possibile, il resto lo lasciate nella descrizione o nel video stesso. Ad esempio, se è un video di cucina, magari la ricetta della carbonara, siate più diretti possibile, mettetevi nei panni di chi cercherà qualcosa nella barra di ricerca, ad esempio, carbonara, la vera ricetta, oppure carbonara perfetta, la ricetta completa, spiegata passo passo, potete aggiungere, o ancora spaghetti alla carbonara. Diciamo che la sequenza delle prime parole è importante, poi potete aggiungerne altre. Evitate di perdervi all'inizio con ad esempio oggi ho preparato la carbonara, qualcosa del genere, che in realtà non sottolinea subito l'argomento protagonista. Lasciate i dettagli in descrizione, magari aggiungendo tanti altri particolari, come ad esempio tutti gli strumenti utilizzati, oppure la ricetta con le dosi precise, tutto a vostro piacimento. E questo era il secondo consiglio. Passiamo al terzo consiglio, l'ultimo per quanto riguarda questo video, altrimenti saremo ore a parlare. È molto importante quando effettuate l'upload del video, cioè quando caricate nel vostro canale il video, non lasciate in bianco i tag. Sono decisivi soprattutto per l'ottimizzazione nei motori di ricerca, perché un video può essere trovato anche cercando su diversi browser come appunto Google o altri conosciuti. Senza di questi rischiate un pessimo posizionamento del vostro video, ovviamente. Sempre se non siete gli unici al mondo ad aver fatto un certo video, allora complimenti. Mi raccomando di inserire tag adeguati al video, non inventate cose che non c'entrano con l'argomento. Se ad esempio state scrivendo come cucinare una capricciosa, potete inserire capricciosa e poi mettete la virgola e andate avanti. Pizza, impasto pizza, cucinare la pizza, ricetta e così via. Se inserite un tag che non c'entra nulla, può darsi che il vostro video venga trovato più facilmente, ma gli utenti che si accorgono che non c'entra nulla con l'argomento cercato non lo guarderanno più, tantomeno non si iscriveranno. Col tempo poi YouTube farà finire il video nel dimenticatoio perché è poco visualizzato e mal gestito. Tenetelo bene a mente. Ora vi mostro a schermo nella pratica, dopo aver caricato un video al vostro canale, dove aggiungere il titolo, la descrizione e i tag. Il resto degli elementi presenti vi spiegherò in futuri video, se vi farà piacere. Eccoci qua. Come potete vedere sono nella modifica di un mio video, così vi esce quando lo andate comunque a caricare, avrete questa schermata più o meno. Partiamo dal presupposto che è tutto scritto ed è anche abbastanza intuitivo, come potete vedere qui, titolo, descrizione, perciò è impossibile sbagliare, io ve lo faccio comunque vedere. Allora, qui come potete vedere potete scrivere il titolo, qui sotto la descrizione scrivete tutto quello che volete, che sia ovviamente attinente all'argomento, le vostre informazioni anche, eventuali link a vostri siti, agli strumenti utilizzati, non lo so, tutto quello che può interessare un eventuale utente. Più cose ci sono, diciamo, più è descrittivo e più magari un utente interessato viene portato poi a iscriversi, perché sa che fate video di una certa rilevanza che gli interessano e possono prendere un sacco di spunti. Poi scendiamo sotto, qua sotto c'è la miniatura, oggi non ne parlerò, però fondamentalmente YouTube ne
inserisce lui in automatiche 3, almeno da quello che potete vedere. Sarebbe sempre meglio farne un'altra fatta da voi, fatta bene, però questo è un altro argomento, magari già lo sapete fare, però va bene così. Vi lasciamo perdere queste altre funzioni, andiamo a mostra altro per aggiungere i tag. Eccoli qua. Qui sotto c'è tutta la schermata dove poter aggiungere i vostri tag. Tanto più di tanti non ne potete mettere, come potete vedere qua 480 caratteri di 500, più di quello non potete, quindi cercate di rimanere nel tema del video. E questo è tutto per questo video, ci sono molti altri dettagli da spiegare come avete potuto vedere dalla schermata, però mi dilungherei troppo e preferisco spiegarlo in un altro video. Ora, prima di terminare, volevo avvisarvi che prima di Natale posterò altri video con le mie solite recensioni, ma in particolare anche un video dove regalo un piccolo buono a Amazon per festeggiare il primo Natale del mio canale con più di 1000 follower. E in futuro, se il canale dovesse continuare sulla buona strada, vi prometto di fare video con regali tutto l'anno e non solo nelle feste. Personalmente non ho particolare interesse a fare i soldi, il mio obiettivo è poter essere conosciuto di più. E mi renderebbe ancora più felice poter aiutare con piccole ricompense più persone possibili. Voglio effettivamente condividere con voi eventuali guadagni che ci potranno essere, e sappiate comunque che ad oggi da YouTube non ho ancora raggiunto la soglia minima di pagamento, cioè non ho ancora visto niente. Quindi, purtroppo il mio canale è piccolino, perciò è normale. Io per oggi ho terminato. Se pensate che il video vi possa essere stato utile, anche solo un pochettino, scrivetelo nei commenti e ditemi anche se vorreste vedere altri video simili. Per favore scrivetelo. Cercherò di accontentare tutti prima o poi, nel limite del possibile. Cerco sempre di rispondere a tutti, senza differenze. Per qualsiasi vostra necessità sono sempre disponibile, non sono un mercenario, mi piace aiutare il prossimo. Per me la vita è una sola e mi piacerebbe poter lasciare un segno tangibile del mio passaggio, altrimenti fondamentalmente che viviamo a fare? Io vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, iscrivetevi, mettete un like e se volete ricevere notifiche sui miei nuovi video, attivate la campanella. Ciao a tutti!